A tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Io sono Raffaele88 e quest'oggi continueremo un nuovo gameplay con Tomb Raider Definitive Edition. Allora, dovevamo arrampicarci qui su quest'antenna, però non so dove andare perché voglio evitare di far danni. Allora, se mi lancio da qui, in teoria tutto un cavolo. Io, siccome devo andare su quest'antenna, penso mi devo lanciare da qua. Infatti. Non mi sbagliavo. E adesso comincia la nostra scalata, allora ragazzi. Facciamo di qua, vediamo prima se c'è qualcosa. Si comincia. Però prima voglio vedere se c'è qualcosa qui. No, a quanto pare niente. Saliamo, saliamo. Ragazzi, la grafica è un qualcosa di spettacolare. Oddio. Lara, non guardare giù, mi raccomando. Ok. E la prima scalata l'abbiamo fatta. Che bello, ragazzi, la grafica è spettacolare. Porca miseria. Io l'ho giocato su 360, questo gioco non lo ricordo molto, tutta la storia e tutto quanto, però posso dire che la grafica è migliorata moltissimo. L'altezza si comincia a far sentire. Proprio in cima, porca miseria. Mamma mia ragazzi, proprio in cima. Che coraggio. Io non so se ce l'avrei mai fatta, ragazzi. Voi fatemi sapere se c'avete sto coraggio a salire su un'antenna per chiamare aiuto. Io non so. Soffro di vertigine, non so se ci sarei mai riuscito. Lara sì, per fortuna. Ok. Bene, ora trova il canale di emergenza e sintonizzalo sulla tua radio prima di trasmettere l'SOS. Ehi, qui stiamo tenendo incrociato l'impossibile. Grazie. Allora, sintonizziamo la radio. A quanto pare sintonizzazione con la stazione ecco qua internazionale. Trasmetto. Mayday, Mayday, parla Lara Croft dell'Endurance. Siamo naufragati su un'isola nel triangolo del drago. Chiediamo aiuto e assistenza medica. Passo. Mayday, Mayday, parla Lara Croft dell'Endurance. Oh, finalmente, stiamo meno male. Da quando la vostra nave ha inviato l'SOS. Ormai non ci speravamo più. Nemmeno noi. Sappiamo dov'è l'isola, ma ci servirebbe un segnale visivo. Mi inventerò qualcosa. Facciamo rotta verso di voi, chiudo. Sei grande, Lara Croft! Anche Reyes si è sorriso, pensa un po'. Un segnale. Fuoco, carburante, fiamme. Posso farcela. Ok, adesso dobbiamo scendere a quanto pare. Ripeto, guardate che grafica, ragazzi. Spettacolare. E adesso ci lanciamo. Via.
Ok. Meglio dell'ascensore. Va bene, continuiamo. Carburante. Ok, vediamo se c'è qualcosa di utile e interessante qui. Mi sa di no, eh. Acciarino, cazzo. Questo sì che ci torna utile. Così in qualsiasi momento possiamo accendere la nostra torcia. Qui? Nulla. Quindi mi sa che adesso dobbiamo dar fuoco a tutto. E per dar fuoco a tutto, no, qua no, dobbiamo aprire qui. Perfetto, accendiamo e per sicurezza allontaniamoci. Perfetto. Eccolo. Porca miseria, ragazzi. Oddio. Attenzione. Cerchiamo di evitare il tutto. Ok. Perfetto. A quanto pare un'altra richiesta d'aiuto è andata in fumo. Una scalata inutile su quell'antenna, aggiungerei. Il pilota, devo raggiungerlo. Ok, allora vediamo un po' di andare avanti. Perfetto. Non mi dico che cademo di sotto. Buono. Attenzione. Corri, Lara. Porca miseria, è fatto col cartone questo villaggio. Salta. Ok, perfetto. Un altro saltino. Wow, meno male. Andate via. No.
Perfetto. Allora, qui ci abbiamo tutto. Ah, bruciamo qua. Perfetto. Vediamo qua se c'è qualcosa. A quanto pare questo cos'è? Uno sgabello. Sì, uno sgabello. Allora, andiamo qui. Saccheggiamo. Saccheggiamo. E purtroppo anche il pilota, niente, muore lì. Però volevo vedere sopra ci potevamo andare, cosa c'era. Ecco qua un tesoro, lo sapevo. Va bene. Proseguiamo. Lara, che diavolo è successo? La tempesta si è scatenata all'improvviso. Le nubi hanno circondato l'aereo. Lara, ascolta, ho visto lo schianto da qui, perciò devi essere vicina. Torna subito e indietro. Ok. Arrivo. Tanto siamo sempre noi a trovarsi in difficoltà. Comunque, se accendiamo questo fuoco... Non riesco a togliermelo dalla testa. Una tempesta si è formata all'improvviso. Potenziamenti. Da nulla. E ha abbattuto un aereo. Non può essere. Nulla. Non è razionale, Lara. Niente, non possiamo ancora continuare. A potenziare, ovviamente, intendevo. E adesso, ok, si è posto, andiamo avanti. Proprio comodo questo acciarino, ragazzi. Ah, ecco qui. Ma ormai non mi vado a ritornare indietro, ragazzi. Magari al prossimo accampamento. No. Qui le sto addosso. Eccola. Prendiamola. Sul fronte. Indietro. No. Perfetto. Che culo, ragazzi, ci abbiamo avuto anche qui. Ok, va bene così. No. Cavolo, volevo fare... Mi sa che adesso te come adesso... O tiriamo subito. Guarda, nuova attrezzatura. Allora sì, dovevamo tirare lì. E poi mi sa, se ci arriviamo a tirare pure dall'altro lato. Vai, perfetto. Troppo lontani però. Porca miseria, no! Ok. Porca miseria, quasi quasi
si ammazzavano tra di loro. Ok. Ok, li abbiamo presi tutti. Rimettiamo il nostro arco. Porca miseria, sarà... comincia a farsi complicata la cosa. Ok, vieni da me. Ok, vediamo qui cosa c'è. Qui mi sa. Perfetto. Va bene così. Ok, andiamo qui avanti. Quello sembra un buon punto per la corda. E allora facciamo così. E ci arrampichiamo. Utile, utile questa corda, ragazzi, molto utile. Ok, qui non c'è nulla. Facciamo così e l'apriamo con la forza. Villaggio Montanaro. Oddio. Oh, l'abbiamo raggiunti finalmente. Puoi dirlo forte, piccola. Volavano tranquilli quando si è scatenata una tempesta da un momento all'altro. Non è stata colpa tua. Sono stata io a chiamarli, Rot. Ehi, troveremo una soluzione. Mayday, Mayday, parla il copilota Jessop. Un altro pilota. N177A. Pronto? Pronto? Mi senti? Mi sono ferito gravemente durante lo schianto. C'è qualcuno? Capitano Jessop, mi ricevi? Ho acceso un segnale, rispondete. Non riesce a sentirmi. Devo raggiungerlo. No. Il segnale è laggiù. Prima dobbiamo pensare agli altri. Ci riuniremo appena troveranno Sam. Mi dispiace, Rot, glielo devo. Non posso abbandonarlo. A volte bisogna fare dei sacrifici, Lara. Non puoi salvare tutti. So di che cosa parli. Ci sono già passata. No, quelli erano lutti. I sacrifici comportano scelte. I lutti bisogna solo accettarli. Non sceglierò di lasciarlo morire, Rot. Ok, a quanto pare, direi, entriamo qui dentro sto focolare, sto braciere. Aspettate, potevo pure parlarci se non erro, eh? Se davvero vuoi farlo, Lara, cerca di sbrigarti. Ah, ok, sì, niente di che. Allora, vediamo un po' se possiamo potenziare qualcosa. Caricatore maxi, calcio imbottito, freno in bocca, espulsore levigato. Mm.
Mettiamo il caricatore maxi. Ok. E direi, ragazzi, allora, anche per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollicione in su, iscrivetevi al canale se vi va, e arrivederci al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.